Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Lorella Cuccarini è pronta per rinunciare ad Amici? Ecco tutta la verità. La splendida Lorella Cuccarini non potrebbe essere più felice. Difatti in queste ultime ore ha festeggiato ben 31 anni di matrimonio con il suo adorato Silvio Testi. E per l'occasione, perché no, una bella gita presso Lago di Liscia, zona Gallura, in Sardegna, in cui già, probabilmente, stava godendo delle vacanze, insieme alla famiglia. Sta ricaricando le energie, in vista dei futuri progetti lavorativi. Difatti, si rammenta i suoi nuovi format su YouTube in cui intervista e chiacchiera con personaggi televisivi e, in questo periodo, per la maggior parte, proveniente da Amici. Per non parlare del nuovo musical, Rapunzel, in cui interpreta Gothel, previsto per l'inverno, nei teatri. A tal riguardo è pronta a dire addio al talent show? Nel frattempo però, a causa della sua poliedricità, sembra addirittura aver cambiato mestiere. Lorella Cuccarini, pronta a rinunciare ad Amici. Dal 2020 Lorella è docente all'interno di Amici, prima per il ballo e successivamente canto. Una showgirl a tutto tondo, ha legato molto bene con i suoi colleghi e, in modo particolare, ha un debole per la padrona di casa, Maria De Filippi, a cui non manca mai di rinnovare la sua stima. In quest'ultimo periodo, si è vociferato spesso sui possibili cambiamenti all'interno del corpo insegnanti per la prossima edizione, ma lei è sempre stata una certezza e fin da subito ha confermato la sua presenza ad Amici 22. Adesso, è in procinto di dire addio? Da quanto è emerso su social, pare proprio di sì, in quanto sembra aver cambiato professione. Ha cambiato mestiere. Naturalmente, niente paura, salvo cambi di programma dell'ultima ora, la partecipazione di Lorella nella prossima edizione della trasmissione è certa e ben confermata. Ma nonostante ciò, sembra davvero abbia cambiato mansione, oltretutto con grande maestria e disinvoltura. Difatti, sui social si è improvvisata elettricista, probabilmente nel luogo ove soggiorna per la villeggiatura. Un talento puro e tuttofare, anche per le incombenze più pratiche e di routine. Ironicamente, si propone per chi necessitasse di aiuto in casa propria e ha dimostrato di cavarsela davvero egregiamente. Un piccolo stralcio di vita quotidiana anche per quanto riguarda i personaggi più amati dal pubblico, al fine di ammirarli ancora di più, quando sono lontani dalle telecamere. Questa volta, l'interprete di La Notte Vola si è offerta come brillante elettricista, attendendo un'eventuale prossima volta in cui potremmo vederla in altre vesti. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.